Ciao ragazze, allora, mamma mia, oggi c'è proprio un casino per strada. Mi sono spostata dalla finestra perché mi sono resa conto che davanti alla finestra questo trucco sembrava veramente un pagliaccio, proprio me lo dico da sola, perché era tutto particolarmente esasperato, gli occhi sembravano troppo forti e anche le labbra, che in realtà non è così. Comunque, allora vi voglio far vedere una cosa. Ieri sera, in preda al di nuovo al pressa pressa che ti passa, mi sono dedicata a sono messa a mescolare miche e creare nuovi colori. Ora non fate caso qua perché devo un po' ripulirla questa, perché poi mi sono cadute un po' di polveri eccetera. Allora, quindi le miche ve le ho già fatte vedere, mi sono semplicemente divertita a mescolarle tra di loro, che voglio vedere cosa ne esce fuori. Una ragazza, per esempio, mi aveva detto: perché non provi a mescolare la mica blu e quella fucsia? Da lì poi è stato come dire, sono impazzita, va, praticamente. Comincio proprio da questa, anche se in realtà ho messo allora vi faccio vedere intanto quelle originali, diciamo. Praticamente ho mescolato questo blu elettrico, diciamo, che poi è anche quello che ho utilizzato sotto l'occhio, insieme a quella fucsia, quindi a questa qua. Quello che è venuto fuori praticamente è questo viola qua. Ve lo faccio vedere anche in confronto al viola, all'amica viola che avevo già, che è questo. Allora, ho ottenuto una nuova tonalità di viola. Sono tutte meravigliose, ragazze. La cosa bella è che voi mescolate, ma non sapete realmente quello che viene fuori, perché poi si formano delle nuove combinazioni. E il viola è questo qua. Poi un'altra cosa che avevo, che mi frullava in testa, era quella di mescolare il blu, quindi il turchese, con il marroncino, che sarebbe questo di qua. Ed è venuto fuori questo. Sono impazzita anche qua, scusate, ma ci sono poi ogni tanto questo colore qua, che è una specie di color jeans, non so neanche come definirlo. So solo che mi sono venuti fuori dei colori che non ho mai visto neanche in giro, quindi sono particolarmente soddisfatta. Poi bisogna stare attenti a come si toccano, perché sono molto 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 concentrati, quindi. E questo è l'altro colore, il blue denim, mi viene da chiamarlo blue denim. Allora, ve li swatcho sulla mano. Poi gli altri che ho creato, non mi ricordo più come li ho formati. Allora, questi sono i due colori, perché ho cominciato a mescolare di tutto, perché ho iniziato con due, dopodiché ho messo anche 3-4 miche tutte insieme e ho tirato fuori questa specie di blu viola un po' più scuro, anche questo colore che assolutamente non ho. Poi tra l'altro sono tutti colori che penso che io utilizzerei semplicemente su tutta la palpebra. Metti a fuoco, ok, proprio semplicemente su tutta la palpebra. Questo è bellissimo proprio. E poi vi faccio vedere gli ultimi. Allora, poi c'è questo, oddio, mi sono persa. Ah, ok, e questo qui è stato un po' strano, nel senso che ho mescolato un po' di blu, questo non mi si è amalgamato bene, infatti vedete che ci sono delle particelle più ancora di blu. Ho mescolato il marroncino, il blu e un altro colore, il viola mi pare, insomma, mi è venuto fuori questo color tortora, grigio tortora, stupendo. Anzi, forse questo è uno di quelli che mi piace di più in assoluto. Peccato che non si è mescolato bene il blu, però vabbè, questo non è un problema ai fini dell'uso, diciamo, è una cosa puramente estetica. Qua tira fuori del verde, non so perché, ma magari ci ho messo anche il verde, non me lo ricordo. E poi pulisco un attimo le dita. Gli ultimi due, che in realtà sono praticamente identici, allora questo e questo sembrano praticamente identici. Forse l'unica differenza è che qui io ho messo un pizzico di verde. Probabilmente ho cambiato anche le dosi, insomma, in corso d'opera, e quindi
Insomma, mi è venuto solo un po' più scuro solo per quello. E tra l'altro questo è quello che ho utilizzato oggi sugli occhi. Questo qui è quello che ho utilizzato oggi sugli occhi. Praticamente è lo stesso colore, però leggermente più scuro. E l'ho usato su tutta la palpebra mobile. Diciamo che è un colore è uno di quei colori che è un po' astrusi da utilizzare perché potrebbe fare l'effetto occhio stanco. Infatti poi ho deciso di mettere proprio questi colori vivi proprio per questo motivo. Ma il colore, cioè, è commovente. È bellissimo. Niente, è una cosa troppo divertente, ragazzi. Dovete provare a farlo. Magari provate a farlo anche con gli ombretti minerali. Non lo so cosa viene fuori, però secondo me si potrebbe provare. Per esempio io ho alcuni ombretti di neve che potrei utilizzare perché tanto così non li uso, quindi c'è poco da fare. Vi conviene pressarli, nel senso, per mescolarli mi viene più semplice mescolarli con l'alcol piuttosto che mescolare le polveri, perché in quel caso dovete avere per forza una cosa che ve li mescola insieme, un macchinario di questi che tipo li frullano insieme. Invece mettendo le quantità così a occhio, sono andata assolutamente a cazzo di cane, scusate, nella jar, le ho messe a occhio, poi ho aggiunto l'alcol e ho mescolato e così vedevo che colore veniva fuori. E comunque, quindi ho utilizzato quel viola che vi ho fatto vedere prima, che nel frattempo l'ho levato su tutta la palpebra mobile, il blu elettrico, come potete ben vedere sotto, con la matita che io giustamente non ho portato. Vabbè, ma la matita tanto non si vede più. Comunque, ho messo la matita blu elettrico all'interno dell'occhio e il turchese elettrico. No, sono veramente una cosa inutile, mi sono dimenticata. Ho utilizzato l'eyeliner blu elettrico di Kiko, il 107 dell'Active Colors, che è meraviglioso. Io questo eyeliner già lo amo alla follia. Come mascara inizialmente avevo utilizzato questo qua, il Color Pop di Pupa, ma effettivamente si è un po' seccato. Telecomando non l'avevo messo. E alla fine sono andata con. Ci ho messo il Pupa Vamp blu. Questo è il trucco degli occhi. Per quanto riguarda le guance, vi faccio vedere un'altra figata, perché dovete sapere che da anni, cioè dalla prima volta, io non mi ricordo neanche quale fosse il video di Giuliana, ma penso il video è vecchissimo, tipo di 3 anni fa, in cui mostra un blush viola di Shuemura. L'unica volta che io ho avuto uno stand di Shuemura davanti, quando sono stata a Milano tempo fa, anni fa, ho cercato disperatamente questo blush, perché proprio mi è rimasto qua, ma non l'ho trovato. Poi non riuscivo più a risalire neanche al numero, insomma, mi è rimasto un po' nei miei pensieri. Ora, questo non c'entra niente con quello perché è un po' diverso, e non è un blush soprattutto, ma è un ombretto. Quando l'ho visto, cioè non l'avevo mai cagato veramente, poi quando l'ho visto mi è venuto questo flash, ho detto ma io devo provare a usarlo come blush. Sto parlando dell'ombretto di Debbie, il numero 12, il color case numero 12, che è questo qua. Siccome non è di quelli pigmentati, ombretti pigmentati insomma, quindi ho detto, ma secondo me, cioè, o meglio, sul dito sì, ma sull'occhio per farlo rendere. Tra l'altro ha delle leggere cangianze fucsia che lo rendono ancora più bello, quindi praticamente l'ho presa solo per usarlo come blush. Ora, in video non si nota tanto, dal vivo si vede, non è così esagerato, pensavo fosse più, vabbè, costano poco questi ombretti, quindi diciamo che ho voluto tentare. Dal vivo, forse, a parte che è leggermente glow, proprio dà questo effetto leggermente luminoso, ma non shimmer, mi piace tantissimo, cioè, è proprio, ha soddisfatto appieno la mia voglia di blush viola che avevo. Bellissimo, perfetto. Che altro vi devo dire? Ah, le labbra. Le labbra avevo messo inizialmente il rosetto di L'Oreal, il 375, il Deep Raspberry, ma era un po' troppo forte, per cui poi l'ho tolto praticamente quasi tutto, cioè l'ho tamponato, ho tolto quasi tutto l'eccesso, però il pigmento sulle labbra mi è rimasto, per cui poi ho messo il Lip Balm di Paola P, il gloss quello con le lucine. Si è macchiato l'applicatore, vabbè. Ho messo il lip balm, ma ha dato questo effetto. Non mi andava di fare le labbra mortifere. Tanto approfitto di questo favorito estivo. Scusate, così. E infine, l'ultima cosa che vi devo dire, lo smalto. Però non so perché mi si è ritirato qua. Comunque, lo smalto è questo di Maybelline, il numero, come ti chiami? 850. Ed è questo qua, questo verde militare riflessato.
molto bello, è un po' trasparentino, ha bisogno di due passate, però si stende molto 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 bene e si asciuga in fretta. Infatti questo è di quelli che si asciuga in 40 secondi. Ora 40 secondi non lo so, perché io nel frattempo applico il Sash Beat, però effettivamente devo dire che si sono aiutate a vicenda e quindi si è asciugato presto. Molto bello, va bene, basta, vi saluto. Oggi forse dovremmo avere qualche novità lavorativa, perché era previsto un incontro importante ai vertici e speriamo bene. Vi auguro un buon fine settimana e non so se domani giro un video, comunque ci vediamo al prossimo video, ciao!